fin da piccola io disegnavo e amavo vestire le mie bambole. I miei genitori avevano una fabbrica di abiti, quindi io andavo là a giocare con i bottoni, quindi era nel mio DNA. Il rapporto con i miei genitori era un rapporto bellissimo, perché la mia mamma era amante, era non solo bella lei, si chiamava Odette, quindi già il nome era particolare, amante del bello, ed era stata fra le prime a Carpi, subito dopo la fine dell'ultima guerra, a fare delle maglie, degli abiti bellissimi. Quindi io, giovanissima, andavo a vedere queste cose, mi innamoravo sempre più e dicevo: mamma, tu sei bravissima. Col papà il discorso era diverso, perché lui era nel campo amministrativo, quindi non c'era un rapporto di lavoro fra di noi, c'era soltanto un rapporto filiale. Però dopo, divenuta ragazza, invece di andare all'università come avrei voluto, i miei genitori mi hanno detto: è bene, è giusto che tu venga in fabbrica, che sarà la tua università, perché il tuo destino è quello di lavorare, perché ti piace, anche perché mi piaceva tanto, insomma, ero appassionata della moda. Il motivo per cui io mi sono allontanata dall'azienda dei miei genitori era un motivo molto facile per me, comprensibile, perché i miei genitori avevano fatto già una loro carriera, erano già benestanti, eccetera. E io invece capivo che loro lavoravano per i più grandi nomi del mondo, Sonia Rykiel, Gucci, quando era ancora della famiglia Gucci, eccetera, però non mettevano il loro nome. Ho parlato chiaramente con i miei genitori e ho detto loro: guardate, io preferirei staccarmi, se voi siete del parere di continuare così, io preferirei staccarmi finché sono giovane, e perché voglio creare un marchio mio insieme a mio marito Giampaolo. E lo abbiamo fatto nonostante il grande dolore che ho recato a mio padre, posso capirlo, perché lui vedeva in me il futuro dell'azienda, colei che faceva le collezioni più belle, eccetera. Però lui non voleva evolversi, quindi non c'era via d'uscita. Abbiamo creato, mio marito ed io, la Blue Marine, al mare innamorati per l'amore del blu e del mare. Io nel 1980 mi presentai a Milano Collezioni con questo stand dove avevo tantissime maglie, tutte create da me. E giovanissima, piccolina, eccetera, a un certo punto i clienti più importanti come Bloomingdale in America e poi a Parigi grandi magazzini come Lafayette, insomma tutti i più importanti del mondo, gli italiani in un numero impressionante, mi presero in braccio e la più brava sei tu, e Beppe Modenese, che è stato il creatore vero della moda italiana, mi ha dato il primo premio come migliore stilista giovane dell'anno, e da lì sono partita con una grande gioia, un grande entusiasmo, la presenza di mio marito che era uscito dalla banca, quindi lui conosceva tutto ciò che è amministrativamente importante, e sono diventata piano piano quella che sono ora, ma con grandi sacrifici e molti. Pur mantenendo sempre intatta la mia identità e la mia personalità, che comunque si esprime nella seduzione, nella filosofia del bello e della femminilità, insomma, mantenendo pur intatte queste mie caratteristiche, ogni collezione è diversa dall'altra. E questo mi dà ai miei clienti la necessità di venire a vedere le sfilate, perché dicono: cosa avrà fatto Anna Molinari in questa sfilata con Blue Marine, con Blue Girl, con la Miss Blue Marine, tutte le linee che io faccio. E quindi l'attesa, poi c'è lo splendore dopo del casting, di tutto ciò che compone una sfilata, che diventa meravigliosa. E
la cosa che non manca mai sono le rose stampate nei miei abiti, perché mi hanno soprannominata a Milano, dandomi uno dei tantissimi premi, la regina delle rose, che fin da piccole avevo nel giardino bellissimo a casa mia tantissime rose di tanti colori, e tanto che hanno creato questa rosa che ho in mano chiamandola Rosa Anna. Io le tendenze, chissà perché, ci sono, le tendenze sono una cosa che sono nell'aria, quindi io non sono mai fuori dalle tendenze, anzi sono io che a volte faccio tendenza, ma per noi stilisti, non so, tutti quanti italiani, forse noi siamo i più bravi del mondo in questo momento, è già da un po' di tempo, poi arriveranno, ci sono i francesi, ci sono i russi, ci sono i cinesi, eccetera, però devo dire che in questo momento gli italiani sono più forti, perché noi abbiamo un contorno di cultura talmente bello, talmente interessante, gli Uffizi a Firenze, le basiliche, le città d'arte, le piccole cittadine come Todi vicino, che danno a noi un'ispirazione incredibile. Quando noi parliamo di una città, ecco allora che arrivano tutti i, come si dice, quelli che vendono i tessuti, che vengono infilati, che hanno già loro stessi sentito nell'aria i nostri commenti, oppure li hanno creati loro di loro iniziativa, quindi vedendo e scegliendo fra le, come si dice, fra tutto ciò che noi vediamo di bello nei tessuti, nei filati, noi stessi seguiamo queste linee, e a volte si riscontra che a Milano o a Parigi ci sono delle collezioni che hanno la stessa tendenza. La donna blu marina è una femmina, una donna molto femminile, molto dolce, bella dentro e fuori, non è né volgare né eccessivamente sopra le righe, è una donna che sa vestire, che ha classe e che ama l'armonia. E ho avuto dei maestri incredibili, dalla mia mamma Odette a Walter Albini, che è stato uno dei più grandi creatori italiani appena si è iniziata la moda, insomma, a Firenze. Poi come il secondo maestro ho avuto Moschino, il quale era ironico, mentre l'altro era un intellettuale che amava Venezia, tutti i paesi più belli d'Italia. Moschino era ironico, portava le scarpe da tennis con gli abiti da sera, la borsa con le carote insieme a un abito super, super bello. Quindi ho imparato da loro come si può essere ironici, divertenti, vivaci e non essere così uguali agli altri, bisogna essere sempre diversi e avere una propria identità. La linea Blueguerre è nata nel 1995 per un'esigenza dei miei clienti, quindi io ho creato questa linea cercando di dare ai miei clienti la possibilità di scegliere un gorse della Blue Marine con un jeans della Blueguerre, perché non è detto che uno si debba vestire da capo a piedi con una griffa, si può vestire da capo, con una cosa di Blue Marine e un'altra di Blue Girl. E ho colto nel pieno questa esigenza dei miei clienti, perché vedo moltissimi nuovi boutique Blue Girl. Ne abbiamo aperte moltissime ovunque nel mondo, ne stiamo aprendo altre 20. Io di licenze ne ho contate 15 fino ad ora, e tutte le guardo io personalmente con un assistente, che può essere Federica, la mia assistente, e devo dire che ho delle licenze meravigliose, come quella degli orologi, come quella dei bijou, come quella dell'arredo per la casa, dove ci sono dei lenzuoli sia di Blue Marine che di Blue Girl che di Miss Blue Marine, quindi dai bimbi con le lenzuola, con gli orsacchiotti, alle rose di Blue Marine e il cuore di Blue Girl. È una fantasia, è un modo di vedere la casa non con
solo delle cose tristi o maschili, ma con delle cose anche molto femminili, pure facendo parte di una casa, di una famiglia vera. La linea Nan Molinari è nata dall'amore e dall'affetto che mia figlia ha per me e che ha voluto dare a questa linea Anna Molinari il mio nome, come onorare la sua mamma per quello che Rossella faceva. E per me era una linea sofisticata, bellissima, straordinariamente di tendenza, tanto amata dai giornalisti. È una linea che disegno solo in parte io, ma che è nata dall'amore di mia figlia per me. Il rapporto con i miei figli è un rapporto bellissimo, perché purtroppo 3 anni fa, il 5 maggio, è morto mio marito in un tragico incidente in Africa. Ci sentivamo persi, perché senza di lui temevamo che l'azienda subisse qualche flessione. Invece Gian Guido è stato bravissimo, perché stando vicino al padre per tanti anni, pur essendo molto giovane, aveva le stesse tendenze nel lavoro, la prudenza, la grande serietà, il grande amore per il lavoro, perché lui è il primo ad arrivare alla mattina e l'ultimo ad uscire alla sera. Adesso è diventato lui il capo, l'amministratore unico della società, e Rossella ed io siamo molto orgogliose di lui. Quindi è un amore che si trasmette sia nel lavoro che nella famiglia. Il rapporto che io ho con le attrici è molto interessante, perché io sono una persona abbastanza timida, quindi non vado da loro a dire, o mando loro i miei ragazzi dell'ufficio stampa con dei pacchi di regali, eccetera. Sono loro che, visitando il mondo come un Madonna Londra, quell'altra Parigi, Paris Hilton, poi per esempio Jennifer Lopez, una grande amante di Blue Marine, e poi ancora per esempio Sharon Stone, che io ero, che ho conosciuto a Los Angeles, perché io ero stata premiata con un premio per la moda a Los Angeles, e lei mi ha invitato nella sua villa meravigliosa, e aveva un abito Blue Marine lungo fino ai piedi, con solo un gioiello, un vero gioiello, un bijou Blue Marine. Le attrici italiane vestono solo Blue Marine, la prima ballerina dell'opera italiana, della Scala, Blue Marine, e quindi devo dire che sono tantissime le Anastasia, per esempio, che mi ha mandato un bonsai grandissimo per ringraziarmi, perché lei abbia fatto una figura bellissima con un mio abito. Quindi il mio rapporto è un rapporto di gentilezza, mando loro i fiori per ringraziarle dei vestiti che hanno comprato, ma non ho mai omaggiato un vestito a loro, perché loro se li compravano da sé. Se mi capiterà di omaggiarlo, sarò ben felice di farlo. Sono due i fotografi che io ho amato e che hanno interpretato benissimo il mio mondo, la mia personalità. Uno è stato Watson, Albert Watson, che è stato proprio il creatore del mio mondo così romantico, così femminile, così dolce, così in qualche modo anche veramente nostalgico. E l'altro mio fotografo molto importante è stato Helmut Newton, il quale ha realizzato delle foto bellissime con le top model più importanti degli anni 90, come per esempio Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Monica Bellucci, Verzigova, Elena Christensen, tutte le top model più importanti del momento, la Kate Moss, che iniziava proprio allora a farsi fotografare ed era molto carina, molto dolce, però lui le fotografava in una maniera molto forte, creando delle immagini strong, però mai volgari, perché sapeva che io non amo la volgarità. In questo momento l'ultima campagna pubblicitaria l'ha fatta del Machelier, e credo che sia molto bella, perché è moderna, ecco, e molto molto interessante.
Io ho viaggiato molto nella mia vita perché fin da piccola andavo con mio papà e mia mamma in Africa, dappertutto. Poi mio marito aveva lo stesso amore per i viaggi che ho io e quindi mi accompagnava dappertutto. Pensi che sono stata 9 volte in Kenya, 5 volte in Giappone, ho visitato Tokyo e Kyoto, che per me è una delle città più belle del mondo perché c'è un'atmosfera romantica, un'atmosfera meravigliosa, questi colori, questi. Oh. Poi sono stata 3-4 volte a Mosca, in Russia, ho visitato alcune città, come le dicevo, San Pietroburgo, che io adoro e che secondo me è una delle altre città più belle del mondo. E poi ancora in America, che ho conosciuto ed amato fin da ragazzina, avrei voluto vivere in America, poi dopo ho preferito vivere in Italia, perché l'Italia per me, non perché sono italiana, per me è uno dei paesi più belli del mondo perché è bella, sia dalle Alpi fino alla Sicilia. La mia passione è anche la mia, il mio, voglio dire, è quasi un'ossessione, perché la mamma aveva dei gioielli bellissimi che quasi ha lasciato quasi tutti a me, perché sapeva che io li amavo. Io ho fatto una collezione di gioielli veramente speciale, potrebbe andare in un museo. Gli impressionisti sono stati il mio input più importante. In ogni mia collezione c'erano sempre questi elementi che ricordavano i grandi pittori dell'impressionismo. Poi adesso mi sono innamorata anche dell'arte contemporanea, dei dipinti di Andy Warhol, che per me è stato un uomo eccezionale. Io credo che ogni pittore, sia dell'impressionismo che dell'espressionismo che della pittura moderna o della pop art, siano dei grandi. Io mi vedo un futuro lunghissimo davanti a me, come avessi ancora 30 anni, quindi i desideri e le cose che vorrei sono infinite, però ho quasi realizzato tutti i sogni che avevo nel cassetto.